Bonjour ragazzi. Bonjour. Oggi stanchezza al massimo, perché ieri ci siamo svegliati all'alba. Oggi in realtà sono riuscita a dormire, perché ieri, no, in realtà l'alba l'abbiamo vista dall'aereo. Ci siamo svegliati tipo alle 4 e perché siamo rientrati dall'Olanda ieri. Quindi vabbè, mi è arrivato un pacchettino che sarà probabilmente, anzi sicuramente, la palette di Adriana. E la vedremo però magari su stories. Qui ci sono i gattoni. Oggi è un po' incasinata questa mattina. Allora, tu, robot, vattene. Allora, ho azionato il robot, come potete vedere. Max lo fissa intensamente. Gatto Denver è qua. Ciao amore mio, ciao, ciao. Sei bellissimo. La mia nuvoletta tutta soffice, tutta morbida. Sei bellissimo. Dove va il tuo amico? Dove va il tuo amico? E sei bellissimo amore mio. Sì. Sì. Sei tutto bianco. Sei tutto bianco un po' arancione. Amore mio. Ciao Max. Ciao Max. Ciao Max. Ciao Max. Ciao Max. Cosa c'è? Cosa c'è amore? Cosa c'è? C'è gatta Stellina. Buongiorno gatta Stellina. Sì, annusami sempre prima, perché sennò metti che io sia un'altra persona. E già che ci siamo, andiamo a trovare anche Gatta Betta, che come al solito se ne sta nella sua parte di casa, che sarebbe questa. Ciao Gatta Betta. Ciao patatina. Ma quanto chiacchieriamo oggi? Ma quanto chiacchieriamo oggi? Oh. Stiracchiamenti. Sbonk. Stiracchiamenti e poi spiaggiata. Sì, questa gattina. Ma quanto siete affettuosi tutti quanti. Ma tutti quanti. Vabbè gatti, adesso io vi devo salutare, perché uno, allora oggi ho appuntamento per fare i colpi di sole. Da quando li faccio più chiari la ricrescita si vede, perché quando facevo il mio colore naturale è un biondo scuro, e quando li facevo appena più chiari la ricrescita non si vedeva, perché ovviamente insomma erano, anzi era super naturale. E adesso invece si vede tantissimo, boh, perché sono anche sporchi, dovrei lavarli, ma visto che vado a fare i colpi di sole li lavano direttamente in salone. Cioè sporchi, li ho lavati l'altro ieri. E si vede in realtà un sacco la differenza tra il mio colore e quello chiarissimo che faccio con i colpi di sole. Quindi in realtà devo farli molto più spesso di quanto facessi una volta. Vogliamo parlare delle giornate autunnali che sono arrivate, e mi fa un po' tristezza perché ti svegli la mattina tipo ed è buio. Cioè devi letteralmente accendere la luce. Non so se vi accorgete di quanto sia in realtà buio, vabbè forse dalla videocamera non si capisce ragazzi, ma è sinceramente buio. Cioè ti svegli e devi accendere la luce, e sta cosa mi fa una tristezza. Vabbè che le giornate autunnali mi piacciono, e poi ormai manca un mese, no, manca meno di un mese al mio compleanno, il 14 novembre, perché oggi siamo il 15 ottobre, quindi ragazzi, cioè non ci posso credere che stia già arrivando il mio compleanno, no, vabbè. Comunque, la settimana da Demelza e Vicky in Olanda è stata fantastica, mi sono rilassata, mi sono riposata, non sono stata al computer, non sono stata al cellulare, quindi a me dispiace veramente tanto di non postare nulla, eccetera, quando mi prendo queste vacanze, però ne ho davvero bisogno, ma non perché voglio staccarmi da voi, solo perché devo staccarmi dal cellulare e dal computer. Comunque adesso in realtà mi metterò al montaggio del video, sì, niente di sconcertantemente interessante oggi, ma devo mettermi al montaggio del video che ho filmato ieri, in modo che vada online quando sarò in salone, perché se vado all'1:40 penso che prima delle 5:30 non esco, quindi devo fare anche semipermanente mani e piedi, quindi penso di doverlo montare adesso il video prima di andare a fare i colpi di sole. E tra l'altro dovrebbe arrivarmi la spesa che era programmata dalle 12 alle 13, e adesso invece mi hanno mandato un messaggio dicendo che sono in ritardo di nuovo e che arriveranno alle
13 e 45 se non sbaglio. Ma perché il mio cellulare non riconosce mai, mai il mio viso? Cioè ogni volta sto Face ID non funziona. Allora, arriva 13.45, quindi come al solito hanno un'ora di ritardo almeno. E, però in qualche modo faremo, se non riesco a beccarli prima di uscire, mi farò lasciare la spesa direttamente davanti alla porta. È l'unica cosa che posso fare. Acqua la mattina che mi sono resa conto nell'ultimo periodo. Sapete che bevo sempre 2 litri d'acqua al giorno, almeno. Ce l'ho sempre con la bottiglietta. E mi sono resa conto che negli ultimi tempi, penso la settimana in Olanda da De Melza, non avendo la mia solita bottiglia, eccetera, penso di aver bevuto poca acqua, e questo è anche il motivo dei brufoli che mi sono usciti. Quindi devo assolutamente rientrare nelle mie abitudini e girare ovunque con la bottiglietta d'acqua, perché... A parte il fatto che ovviamente ci serve, eccetera, ma noto la differenza quando bevo poca acqua con la mia pelle, ed è una cosa istantanea, cioè si vede, si vede. Quando mi sveglio la mattina ho sempre sete, ma cerco di finire già quando mi sveglio tipo una bottiglietta così da mezzo litro, così so che se inizio la giornata con mezzo litro arrivo sicuramente a 2 litri la sera. E tra l'altro è da un po' che ho iniziato a collaborare con Rocchetta, quindi la vedrete spesso sui miei canali. E beh, ci siamo, manca poco. E adesso vado a fare la doccia, senza ovviamente lavare i capelli perché li sistemeranno al salone. Non li taglio oggi perché l'ultima volta li ho tagliati, me li hanno tagliati veramente troppo. E quindi... mi preparo, così poi posso mettermi al montaggio del video e vedere quanto tempo ho prima di dover uscire. Ah, un attimino, volevo assolutamente farvi vedere le cosine che ho preso in Olanda. Abbiamo fatto un ordine io e Melza, e lo sapete, lo conoscete ormai questo brand che si chiama Blonde Amsterdam, e ha tutte queste cosine fatte a mano che sono troppo troppo carine. Allora ho preso questo vaso che ha tutte le casine disegnate, guardate che carino. C'è una coppia con i fiori e poi una ragazza con i tulipani e poi tutte le casette e ovviamente una bicicletta doveva starci. È bellissimo secondo me. E poi questo ricorda molto il Delft Blau, il blu di Delft, che è una città in Olanda, quel tipico colore che usano per le ceramiche. Poi ho preso questa tazza, non potevo non prenderla ragazzi, guardate, cat lover, e ci sono io praticamente con tutta una serie di gatti. Mi piace da morire questo che se ne sta nella scatola, e cat bun, guardate questo ciccione, troppo troppo carina. Vabbè, anche se ho troppe tazze devo smetterla di comprare tazze. Poi particolarmente orgogliosa anche per questo piatto gigantesco, e che è natalizio insomma, quindi ovviamente dovrò aspettare un po' per usarlo. A very merry Christmas to you. E poi ci sono tutte queste cosine disegnate. Vabbè, secondo me è meraviglioso, spero riusciate a capire anche quanto è grande, perché è parecchio grande. Poi ho preso queste presine invece per la cucina, anche queste sono stile Delft Blau, come vi dicevo prima, super carine. Eccole qua. E poi ho preso, vabbè, 3 set di tovaglioli, ragazzi, che non potevo veramente farmi scappare. Ci sono questi I love sushi and I love you, quindi ho pensato quando mangiamo sushi possiamo usare questi, che carini. Poi potremmo pure essere io e Eric, questi qua. E poi ho preso quelli di San Nicolò, noi lo chiamiamo San Nicolò ma loro lo chiamano Sinterklaas, ed è sempre lui e San Nicola e San Nicolò. Solo che in Olanda ha anche gli aiutanti, e qui ne hanno raffigurato uno. Poi c'è la ragazza di Blonde Amsterdam. E poi ho preso le salviettine Wishing you a happy Halloween, e sono appunto per Halloween, stra stra fighe. Vabbè, io impazzisco per questo brand e quindi non ho potuto non prendere qualcosina anche stavolta, anche se vabbè, lo sapete che ho già un sacco di roba di questo brand, e sono, devo dire, le mie, cioè i miei piatti, le mie tazze, tutto quello che ho di preferito in cucina è tutto di questo brand, è bellissimo. Non credo si trovi in Italia, spesso me lo chiedete, non credo si trovi in Italia, potete provare sul sito
Blonde Amsterdam, non credo, ma o forse potete ordinare online, o comunque se vi trovate nei Paesi Bassi cercate questo brand, perché si trova in diverse città, e andate a curiosare, sono cose bellissime. Alright, bottiglietta, la prima del giorno, finita, siamo a mezzo litro. E siamo alla postazione make up, e come al solito vi sto appoggiando sul mio mobiletto Alex. Siete appoggiati là, come al solito vi dico non muovetevi perché sennò cadete, ok? No. È arrivata la spesa. È arrivata la spesa. Cosa abbiamo preso? Abbiamo preso valeriana e misticanza per Eric, che sapete che a me queste cose non piacciono proprio. Allora, poi ho preso mirtilli e lamponi per i miei frullati, mozzarella, e poi pomodorini, eccoli qua, olive, e poi cetrioli, praticamente tutta roba per Eric, banane, nella frutta per me, banane, voilà. Poi, allora, biscotti, che voglio usare in una challenge. Se siete molto attenti anche alle richieste che ricevo, perché è stata un'idea che mi è venuta da una richiesta, cioè è stata una richiesta, ed è una challenge che voglio fare, guardate il colore, non vi dico altro. E poi, allora, ho preso gli abbracci, poi yogurt, anche questo sarà per una challenge, salumi, e poi vabbè altre robe per la casa, niente di che, rotoli, scotch, adesivo e vari detergenti. Adesso mettiamo via tutto. Le banane che mi avete insegnato che non vanno in frigorifero, quindi le lasciamo fuori. E alla fine, skippando la colazione, sto passando direttamente a un panino di salame ungherese. Non dovevo comprarlo il salame ungherese, io lo sapevo, perché quando lo compro scatta subito il panino. Gnam, ragazzi, che bontà, strabuono. Ok, adesso sono al momento del trucco davvero. Allora, spugnetta lavata, nel frattempo finito il primo mezzo litro d'acqua, e adesso, tara, sono già pronta per il secondo. Mi sto vergognando tantissimo per i miei capelli, ma vabbè, dal parrucchiere ci vado sempre così, poi a dirla tutta dal parrucchiere ci vado sempre con i capelli più osceni possibile, perché tanto poi me li sistemano. Oggi sembrano più buffi del solito, ma non ha importanza. Primer. Sento un gatto che si aggira per il mio studio, che è sicuramente gatto Max, perché è l'unico gatto ninja silenzioso della casa. Tutti gli altri li senti a chilometri perché sono grassi. Persa l'abbronzatura, sono tornata ad usare il fondotinta di Diego Dalla Palma, perché ce l'avevo solo in colorazione molto chiara, che è il nudissimo, e la mia è la 242N. Amo questo fondotinta. Sto usando molto anche quello di Urban Decay in quest'ultimo periodo, il Stay Naked, che mi piace molto, però secondo me come durata questo di Diego Dalla Palma è meglio, anche se come finish mi piace molto quello di Urban Decay perché è super naturale, però a volte voglio un po' di coprenza in più, e questo di Diego Dalla Palma mi dà appunto un pochino di coprenza in più rispetto al Stay Naked. Però quando finalmente non avrò questo brufolo terribile, forse magari posso tornare ad usare quello di Urban Decay. Ok, trucco completo, devo solo fissarlo con il mio fixing spray, uso il Hangover 3 in 1 di Too Faced, quello all'anguria, che è fantastico. Ok, questo profumo mi piace troppo, mi è troppo buono. E sulle labbra, perché me lo chiedete sempre, mi chiedete sempre quali sono i rossetti che uso, e questo è di Mellow Cosmetics, c'era la scritta ma è svanita perché è da troppo che lo uso, e il colore è Posh, da questo bellissimo nude, mi fa impazzire. Ok, trucco fatto, siamo pronti, let's go. Credo che lì stiano girando un film, non so se è quello con Alessandro Gassman, che giravano qualche tempo fa a Trieste, ma ci sono i furgoncini della Rai. Interessante sta cosa. Trieste oggi, il tempo un po' così,
ma fa abbastanza caldo. Sto indossando il cappotto che indossavo nei giorni scorsi in Olanda, ma qui mi sa che fa ancora troppo caldo per il cappotto. Infatti ho un caldo, ragazzi, terribile. Per fortuna ho messo le ballerine, quindi almeno i piedi sono un pochino più al fresco. E tra l'altro poco fa ho visto un ragazzo che aveva le maniche corte, cioè una t-shirt manica corta e i pantaloncini corti, e io mi sono vista con il cappotto e ho pensato: ok, sono io la rimbecillita o sei tu? Cioè, uno di noi due deve essere. Ci siamo, iniziamo dalla manicure e oggi vi stupirò perché voglio fare un colore diverso, tipo un rosso aranciato, ma devo vedere quale colore scegliere perché ce ne sono tantissimi. Abbiamo fatto i colpi di sole, ragazzi, adesso stiamo togliendo il colore e poi alla fine, boh, come potete vedere, ho cambiato idea ed ho rifatto il semipermanente nude, quindi il mio solito colore nude rosato che amo. In realtà volevo farlo rosso, ma visto che ho deciso di fare i capelli una cosa un pochino pazzerella, ho deciso di rimanere sul nude per le mani. Però vedrete che cosa ho in mente per i capelli. Non vedo l'ora che sia finito per vedere tutto quanto. Mi dispiace perché per il fatto che sto facendo qualcosina in più ai capelli non riuscirò a far a mandare online alle 17:30 il video di oggi. Mi dispiace tantissimo, comunque andrò online un po' più tardi, però insomma l'importante è che non ne salti uno, così mi avete detto. E però non vedo l'ora di vedere il risultato finale e farvi vedere. Stiamo decidendo, abbiamo provato su due ciocche, due colori leggermente diversi e tra un po', come vedete, tutto. Sono stra contenta. A questo punto lo vedete il colore, ragazzi, sto facendo le punte rosa pastello. Dobbiamo vedere come sarà il colore esattamente, perché ogni colore, a seconda di ogni tipo di capello, di ogni colore cambia. Quindi abbiamo fatto diversi test, c'era un colore che anche mi piaceva ma era un pochino più salmonato, un pochino più sull'aranciato, quindi poi l'abbiamo scartato e siamo passati a questo che piano piano si ossida e cambia il colore, che è più rosa vero, quindi un po' più rosa pastello fucsia ma più chiaro. Adesso dobbiamo ancora fare lo shampoo, mettere il trattamento con gli aminoacidi che è rinforzante, ristrutturante, lo faccio sempre qua da Goran, e dopodiché niente, facciamo la piega e non vedo l'ora di vedere il risultato finale. Abbiamo quasi completato il tutto, ragazzi, guardate che meraviglia, sono troppo belli, dobbiamo solo fissarli ancora con la lacca, ma sono troppo felice. Si riescono a vedere? Penso di sì, troppo felice. Wow, finito, abbiamo fissato i capelli, mamma mia, ragazzi, vabbè, a parte il colore dei colpi di sole che è sempre pazzesco, come lo fa Francè, adoro, ma quest'idea di fare le punte fucsia mi sta piacendo tantissimo, che in realtà è un po' più un rosa pastello. Sono strafelice, vabbè, non potete capire. Troppo contenta. Tornata a casuccia e indovinate cosa ho trovato quando sono arrivata a casa sul tappeto? Sì, Denver ha fatto di nuovo la pupù sul tappeto. Non so spiegarmi come mai, ma questa cosa continua a succedere sempre più spesso. Secondo me è perché è stressato da gatta beta e ha paura di lei. Ma, cioè, altrimenti non riesco veramente a spiegarmela sta cosa. Lo faceva anche ad Amsterdam e lo fa anche qua. Non lo so, comunque ho gli occhi rossissimi. A parte questo, adesso mi metterò finalmente, perché sono le 19:16, mi metterò al montaggio del video che ho filmato ieri, che è un Nicole risponde, che a questo punto non so che ora sarà online, però meglio tardi che mai. Dopotutto dalle 2:20 alle 7 sono stata, 7:10 tipo, sono stata dal parrucchiere. Eccomi finalmente al montaggio del video, ragazzi, ho una fame da lupi perché oggi praticamente tutta la giornata ho mangiato solo quel panino di salame. Sono anche passata a ritirare un paio di pacchi, ma dovevo ritirarne altri due da DHL che non sono riuscita, quindi questo lo sposterò a domani. Ma non pensavo di passarci così tanto tempo dal parrucchiere, ma soprattutto quest'idea di fare le punte rosa mi è balenata quando già stavo lì, quindi si è allungato il tutto di, secondo me, quasi 2 ore per fare le punte rosa, perché tra le prove eccetera e poi il colore e tutto ci vuole tanto tempo. Comunque ho bevuto 2 bicchieroni grandi d'acqua
quando ero dal parrucchiere, che secondo me era più o meno mezzo litro, quindi con il mezzo litro di questa mattina tra virgolette, perché lo sapete che io non sono per niente mattiniera, arriviamo un litro e qui sto per finire l'altro mezzo litro che avevo aperto prima a casa. Ma sono a fuoco? Sì, ok, sono a fuoco. Voilà ragazzi, siamo ad un litro e mezzo, quindi sicuramente prima della fine della giornata a 2 litri ci arriviamo. E questa ragazzi sarà la mia cenetta, prosciutto crudo, e questo è buonissimo, e pane, perché ho tanta fame, ma di prosciutto crudo. Ciao buon appetito. Ciao, buon appetito. Che Forza Italia, per resta, voleva che la Turchia entrasse in Europa, cioè la stessa Turchia che oggi sta... Dato Max? Secondo il PD e Forza Italia doveva entrare in Dato Europa, Max? Mi auguro che questa sia la botta definitiva. Io ritengo che sia più interessante e intelligente avvicinare chi è? La al contesto europeo. Io ho tanto sonno, sono tanto stanco. L'anno prossimo ci sarà la ricostruzione di Siria, 470 miliardi di euro, e noi ne siamo estranei. Ragata cattiva? Ragata cattiva? Anche lei è tanto stanca. Quindi stiamo parlando di un momento in cui io so che Beta è andato in Cina a fare sì, ma sono tanto stanca. Io preferisco rimanere sbilanciato, sbilanciata sul sapete. Ok, mia family, questo per oggi è tutto. Adesso finalmente nanna! E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Vi mando un bacio grandissimo, mia family, vi voglio tanto tanto bene, ricordatelo sempre. Ciao, buonanotte!